Fratelli d'Italia punta a diventare il secondo partito del centrodestra in Abruzzo e in occasione delle prossime consultazioni europee ed amministrative vuole aumentare i propri consensi elettorali ed esprimere il candidato sindaco di Pescara. Lo ha confermato il coordinatore regionale Etel Sigismondi a Pescara, dove ha illustrato gli incontri in programma per affrontare temi molto sentiti dagli abruzzesi e insieme ai coordinatori provinciale cittadino Stefano Cardelli e Roberto Carota e al consigliere regionale Guerino Testa ha ufficializzato l'ingresso nel partito di Fabrizio Rapposelli, già vicepresidente della provincia di Pescara. Sigismondi ha detto che attraverso questionari e proposte i cittadini potranno confrontarsi con gli esponenti di Fratelli d'Italia e dare voce alle loro necessità, perché la vera forza del partito è la gente. Abbiamo anche presentato un altro momento molto importante che è l'assemblea programmatica di Fratelli d'Italia, che sarà il momento per confrontarci con tutti gli iscritti alla presenza dei dirigenti locali, provinciali, regionali il 29 alle 18 a Pescara e sarà il momento anche per aprire la campagna elettorale sulle europee, perché è una campagna elettorale molto importante e dove Fratelli d'Italia ovviamente vorrà essere protagonista. Vogliamo diventare presto la seconda forza della coalizione per ora e poi non si sa mai, e oggi abbiamo presentato l'ingresso dell'amico Fabrizio Rapposelli, che va a qualificare ulteriormente la classe dirigente nel comune di Pescara ma di tutta la regione Abruzzo. Abbiamo anche presentato un altro aspetto molto importante, che è quello di un sondaggio che noi faremo con De Gazebo su tutta Pescara, perché vogliamo parlare di programmi. Per quanto riguarda Pescara c'è una proposta del consigliere regionale Guerino Testa. Una funicolare che possa collegare il porto turistico con il Colle del Telegrafo, ma questo per dire un'idea, ma più che altro per dire che noi vogliamo veramente ascoltare in questa fase i cittadini, perché noi da sempre abbiamo avuto questa connotazione particolare, la vicinanza al territorio, la vicinanza ai cittadini, partendo dalle periferie e non facendo solamente slogan vuoti come spesso è stato fatto in questi anni e come l'amministrazione Alessandrini ha certificato e dimostrato. Pensiamo che oggi Pescara ha bisogno di un'amministrazione seria, razionale, normale, che faccia cose normali e utili per la città di Pescara.